Siamo dati Gesù e Maria. Fratelli e sorelle carissimi, stiamo vivendo una suggestiva e bellissima domenica di passione. Io vorrei lasciare delle brevi e possibilmente utili riflessioni per vivere bene non solo questo giorno, ma questa ultima settimana che si chiama, penso come sappiate, la settimana santa, quella in cui io da quando sono prete dico in continuazione: il mondo si dovrebbe fermare e pensare. Vedremo brevemente anche questo. Soltanto due cose significative, due cose che stiamo differentemente vivendo. Dico ai più piccoli e ai più grandi: che cosa c'è di diverso oggi in chiesa rispetto alle altre domeniche? Non vedete qualcosa di strano? Che è successo? Dite, voce alta, eh? Le statue sono state velate. E come mai? Si è impazzito il parroco. Come mai sono state velate le statue? Vi siete mai chiesto perché? Allora, questa tradizione, lo dico anche per i grandi, che è raccomandata anche dalle norme del nuovo Missale, caldamente raccomandata, si è un pochino persa, non sempre si fa. Io cerco di farla perché è molto significativa. Significa due cose. Non possiamo più vedere in faccia nostro Signore e i santi che ne hanno vissuto la vita. Qui c'è San Giuseppe che abbiamo portato in chiesa, c'è la Madonna, c'è Santa Agnese, c'è il Sacro Cuore. Perché? Perché in questa settimana, in questo tempo, la Chiesa è in lutto. Abbiamo sentito il Vangelo della Passione, volge lo sguardo su colui che ha sofferto ed è morto veramente per i nostri peccati. Quindi capite, quando Gesù è morto, veramente è stato sottratto alla vista dei suoi, non l'hanno visto più, stava dentro la tomba, non per scherzo, ma veramente. Questo è il primo punto, ma c'è un secondo punto ancora più significativo. Velare le statue significa per noi provare a pensare a come possono vivere tanti nostri fratelli il vuoto di una vita senza Dio. Non vedere in faccia una statua, se io non vedo in faccia almeno un crocifisso, non lo vedo, quindi per me non c'è. Quanti uomini, anche quante donne, molti di essi battezzati, vivono in una totale assenza di Dio. Dio non c'è, non è significativo per la loro vita, non ci pensano, non lo pregano, non ci parlano, non lo ascoltano e soprattutto non lo amano. Io vi dico, fratelli e sorelle mie carissime, ve lo confesso prima che da parroco, anche come uomo, diciamo così, come fedele, io ho una pena grandissima nel cuore, ma proprio una sofferenza, se la poteste vedere, lancinante, perché mi sono sempre chiesto com'è possibile per una persona che è battezzata vivere come se Dio non ci fosse. Cioè, io penso alla mia vita, se il Signore mi volesse chiedere la prova, una delle più grandi in assoluto, sapete qual è? Che è morta mia mamma? No, e Dio solo sa quanto bene voglio a mia mamma e quanto gliene ho voluto. Che è morto mio papà? No. Che mi prenda una brutta malattia? Lo dico davanti a tutti, eh? Poi se mi prende e piango me lo venite a dire. No. Sapete qual è una delle cose più brutte che mi potrebbe capitare? Stare un giorno senza la messa, un giorno senza la messa, uno. Per me quel giorno sarebbe un orrore, come un giorno in cui non sorgesse il sole, come un giorno in cui rimanesse notte perpetua. Eppure la stragrande maggioranza, purtroppo, dei fedeli e dei battezzati vive in questa cosa così. Sicuramente con una vita brutta, con la morte nel cuore. Perché? Perché è senza Dio. Attenzione, quasi nessuno è consapevole di questo, perché la stragrande maggioranza delle persone in buona fede pensano, dice, vabbè, ma io tutto sommato faccio una vita buona, non faccio del male a nessuno, sono onesto e se posso fare un'opera buona la faccio, insomma, che farò mai? Capite? Ma è una vita in cui la presenza di Gesù non è significativa. Secondo ed ultimo punto di riflessione. Ragazzi, voi sapete che cos'è il lockdown? Ne avete mai sentito parlare del lockdown? Mo qualcuno sale e mi mena, dice, ma Lollona, ma che ci prendi in giro la Lomuglia delle Palme? È un anno che stiamo, ce l'abbiamo fino a qua.
ce l'avete fino a qua del lockdown o no? Siete stufi o no? Ce l'avete? No, non siete stufi, siete tutti bravi e virtuosi. Vabbè, sapete che cos'è il lockdown? Che significa lockdown in inglese? Il lock, vuol dire chiudere. Sentite un po', il lockdown è una cosa che voi fate liberamente, cioè dice lo faccio di mia spontanea volontà, o bisogna farlo per forza? Bisogna farlo per forza. E perché bisogna fare per forza questo lockdown? Ecco, perché sta il coronavirus? Quindi secondo me è per paura, o no? Per paura che questo male si diffonde, giusto? Tutti quanti ci contagiamo, giusto? Gli ospedali scoppiano e andiamo a finire in tilt e in collasso, giusto? Dico bene o dico giusto? Bravo, c'è anche un'altra paura, è sempre la stessa cosa, paura che se uno infrange il lockdown te fanno la contravvenzione, perché quando c'è una cosa obbligatoria, chi contravviene, caput, giusto? C'è la multa, c'è la contravvenzione. Quindi è una cosa fatta per forza e per paura, o no? Siete d'accordo? Non sto discutendo che non si debba fare, capite bene quello che sto facendo, non sto facendo certamente discorsi sovversivi, sto descrivendo una situazione. È pesante questa situazione? È pesante, bene. Questa settimana, la settimana santa, dovrebbe essere la settimana, a me piace tanto l'inglese, non del lockdown, ma dello switch off. Chi di voi sa cosa significa? Anna Maria e Pasquale devono stare zitti perché sono bilingue. Che significa switch off? C'è qualcuno che sa l'inglese anche dal coro. Switch off significa spegnere. Si dice switch off the TV o no? Anche, no? Si spegne la televisione, si spegne il computer. Switch off. Si spengono le luci, switch off the lights, giusto? It's right? Ok. Switch off. Spegnere cosa? Sapete cosa dovremmo spegnere questa settimana? Tutto. Spegnere tutto. Switch off. Spegnere la televisione, spegnere la radio, spegnere i telefonini, spegnere internet, spegnere Facebook, spegnere tutto. Nei limiti del possibile, chiaramente. Qui c'è la nostra collega vice sindaca che si spegne il telefono, non lo può fare. Capite il senso profondo di questa cosa, no? Chi si può permettere il lusso di la televisione una settimana, dai, tanto le notizie brutte arrivano sempre, non succede niente. Ma perché? Vediamo un po'. Questo gesto è un gesto volontario, non è un gesto obbligatorio, nessuno ci obbliga. Io oggi ve lo suggerisco, vedete, lo Stato obbliga il lockdown, il parroco consiglia lo switch off nella settimana santa, facciamo così. Spegnere tutto perché? Perché questa settimana pensiamo, almeno per una settimana, all'unica cosa importante a cui c'è da pensare. Noi dobbiamo farci tante domande, abbiamo sentito questo lungo Vangelo della Passione, d'accordo? Non so, io lo so, conosco quasi a memoria, insomma, lo potrei quasi... Allora, noi dobbiamo pensare a quello che è successo 2000 anni fa, figlioli miei cari, e ciascuno di voi deve pensarci per conto proprio, perché nessuno può pensare al posto tuo. E nessuno può prendere posizione, scegliere al posto tuo chi era colui che è stato trattato in questo modo, colui che è stato flagellato, posposto a Barabba, rinnegato da Pietro, abbandonato dagli apostoli, coronato di spine, crocifisso da solo, nudo, su un pezzo di legno innalzato su una collina di Gerusalemme. Chi era questo qui? Punto interrogativo. Ma tu ci credi che quello è il figlio di Dio? Punto interrogativo. Sì o no? Tu ci devi credere. Io ci credo, Io ci credo assai. E l'altra grande cosa, ma perché ha fatto tutte quante queste cose? Perché le ha fatte e per chi le ha fatte? Punto interrogativo. E terza cosa, dinanzi a lui che ha fatto questo, perché l'ha fatto per me, e a causa del male che ho fatto io, cosa dovrei fare io? Punto interrogativo. Proviamo a metterci nei panni di nostro Signore Gesù, no? Lui ha fatto tutto questo per noi in silenzio, non ci chiede niente, ma noi come rispondiamo? Qual è la nostra risposta? Sapete quale risposta vorrebbe Gesù da questo? C'è soltanto una parola per rispondere questa, diciamo in italiano o in inglese, dato che oggi stiamo in vena.
in italiano, va. Amore. Vuole soltanto il nostro amore, nient'altro. Vuole che lo accogliamo. Voi sapete, quando noi amiamo una persona, ci pensiamo o non ci pensiamo a quella persona? Tanto ci pensiamo. Quando uno è innamorato non pensa altro, da mattina alla sera. Desideriamo stare con quella persona oppure no? Sì. Desideriamo piacere a quella persona oppure no? Sì. Desideriamo far piacere a quella persona oppure no? Sì. Ascoltiamo quello che ci dice quella persona? Sì. Questo è. Questo non può farlo nessuno se non ciascuno di noi. La mia grande pena, io è tanto tempo che sono qui a Sermoneta, io vi posso dire in coscienza davanti a Dio le bugie non le dico mai. A ciascuna delle persone che ho avuto la grazia di incontrare, le ho incontrate quasi tutti perché sono andato a cercarle, vi dico la verità. Io voglio un bene dell'anima, sono felicissimo di essere qui e ciascuno di voi è per me preziosissimo davvero, nel cuore. Ho però una pena immensa, a volte mi sento un po' un fallito, perché avverto, mi sembra, poi se mi sbaglio venitemelo a dire, un certo affetto anche da parte vostra, anche un pochino di stima almeno da parte di qualcuno. Non mi sento a disagio qui, non mi sento malvoluto. Poi se mi sbaglio, se mi sono illuso, se tutti mi volete male, venitemelo a dire che forse mi sono sbagliato. Quindi sono contento, ma mi dispiace che la mia presenza non è, almeno ancora, servita a più di qualcuno a fargli venire un po' di nostalgia del Signore. La cosa più preziosa che io ho nel cuore e il motivo per cui io sto qui, nel cuore di molti figli ancora non c'è entrato. Mi dispiace tanto, ma mi dispiace per loro, capite il senso che sto dicendo, capite? Ecco, lo switch off allora è un atto volontario e che si fa per amore, come tutte le cose che riguardano nostro Signore. Il nostro Signore, se c'è una cosa che non farà mai, sarà costringerti a fare qualche cosa, perché fin quando sei costretto a fare una cosa, non la fai volentieri, non la fai perché ami. Ci sono molte persone che stanno sotto il lockdown e che mandano gli accidenti, poveracci, ai governanti che hanno preso queste misure, gliene manderanno chi lo sa quanti, capite? Perché stringono i denti, perché stanno soffrendo, perché uno è costretto, le cose le fa malvolentieri. Il nostro Signore non le fa così. Io tante volte ho detto, io non posso andare in giro a Sermoneta a prendere le persone e portarle a messa la domenica tirandole per il collo. Primo perché diventerei molto antipatico, ma secondo perché non servirebbe a niente. Cioè, se quando andrò via di qui le persone capiranno che qui c'è il tesoro più prezioso che esiste nel pianeta Terra e non c'è bisogno che nessuno glielo dica, vacci, ma ci vanno da soli e non vedo l'ora di andarci, quello è il successo di una missione del parroco. Se questo non è successo, ci sono state tante cose belle, però proprio la missione del parroco ancora non è stata trasmessa. E io non lo so che altro non posso inventare, cioè sto a pensare, quindi dovrò inventare qualche altra cosa, perché mi chiedo sempre se ho mancato in qualche modo, e voi fatemelo sapere, o se la mia magari presenza non è stata ancora abbastanza significativa. C'ho una pena grandissima. C'è però un problema: se i cuori non si prendono un pochino di tempo liberamente e pensano un po', tu puoi inventarti tutto quello che vuoi, puoi fare tutte le pratiche che vuoi, puoi fare tutte le iniziative che vuoi, ma non capite, se un cuore non si apre. Io non ce l'ho il grimaldello e se anche ce l'avessi non potrei e non dovrei usarlo. Allora, mio consiglio, questa settimana switch off, ci sono i riti del triduo pasquale, quest'anno possiamo rifarli, l'anno scorso c'è stato il lockdown pure da quelli, il giovedì santo, il venerdì santo, il sabato santo, quindi la messa in cena Domini, la celebrazione della passione del Signore e la veglia pasquale sono le cose più belle che possano esistere. Molti fedeli, io lo so per certo, non li hanno viste mai, arrivati a 50-60 anni, non sanno che cos'era, per esempio, la celebrazione del Venerdì Santo, non sono mai stati, non hanno mai visto una veglia pasquale, non hanno mai partecipato ad una messa in cena Domini, quella in cui Gesù ha istituito l'Eucaristia. Sono perché? Perché sono gesti volontari. Allora, Dio non ordina, Dio lascia libero e ti chiede di fare qualcosa in risposta al suo amore e per amore. Se faremo questo, avremo vissuto una grande settimana santa. Io spero, mi auguro e auspico per ciascuno di voi che almeno qualcuno ascolti queste parole umilmente presentate alla vostra attenzione, ci pensi e magari, se crede, le metta in pratica. Siano lodati Gesù e Maria.